di Contrada 2018 ritorna alla prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti. Andiamo a scoprire la Contrada di Milies, dove i nostri provetti cuochi per un giorno ci prepareranno il loro piatto. Buongiorno, ci troviamo a Milies, questa è la Contrada di Milies per cuochi di Contrada 2018. Il nostro piatto quest'anno è polenta e soppressa col cao. Adesso ci spostiamo e andiamo a fare la polenta sulla cucina da campo. Sono tutti in allegria, che felicità, rosa onda se mi baci. E adesso Sondrio ha buttato la farina sull'acqua qua e pian pianin, e la Mara qua mi dà una mano a buttarla dentro e mi mene intanto. Pian pianin sempre. Che non fai sbrotto di stiamo lì? Diciamo che stasera qua a Milies è tutto un po' antico, perché la fornella sta qua da 100 anni. È una fornella da campo della guerra del 1518. È tanto bello il nostro amore. Oh, Dio Vegner, eh? Bon. No, adesso insistia lui per quella. Esatto, bravo. Neanche la prima. La vita per me. Rosamunda, tutto il mio cuore per te, nei tuoi baci. Bisogna miscela e manco mezza ora la polenta, perché viene buona, mezza ora 40 minuti. Più ti guardo, dopo la niente un pochettino dura, giusta come se lei una volta, perché una volta non è la mia polenta mola, perché se invece vede la polenta mola e ci appena buttare su per il muro e dice che è buona alla sua malte. Deve essere la consistenza giusta. Ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistarle il cuore? Un giorno l'ho incontrata sola sola, e ho il tiro in massa che è per una polenta. Mille all'ora. Quando le dissi che la volevo amare, scalda qua, eh? Mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Così? Sì, sì, e tu, eh? Impara a menarsi. Ti voglio il più presto posare. Tu scoda, sì? Marina, Marina, ti voglio il più presto sposare. Oh mia bella mora. Allora, questo qua è il cao, che se non sapete cosa, che lei è la panna che viene alla mattina in montagna e tira via la panna per fare il burro. Questa è la panna che si dopo viene fatta il burro. Si prende, si chiama il cao, si chiama un per nome come una volta, e si mette sul fuoco lentamente a boire. A far l'amor con la mia bella. Pian pianino bisogna metterlo qua, finché il boi. Pian piani, una schiantina di sale, appena una schianta, e si lascia là sul fuoco che l'ha da boia. Nel frattempo si ciappa la soppressa, si taglia do una bella fetta grossetta, no? Bella spessa, insomma un centimetro abbondante, e si taglia e tagliamo a metà. E non dai veci da mare. Intanto ciapon la teccia, un pochettino di burro e metto sul fuoco anche questo qua, sempre buttirlo in montagna, perché sennò no, al piatto non risulta. Questo qua è questo, eccolo qua. Qua in questo manico qua metto un sudretto, con sciogliere il burro, se mi viene la soppressa devo farla arrosolare. Però arrosolare appena una schiantina, non si che massa, bisogna che resti morbida. Il cavo purtroppo, il cavo, perché la vigna è buona, voglio che sia di montagna, perché le vacche lasciano le mani solo erba, e le quella... La specialità di questo piatto qua viene a fare solo quei 100 giorni che le vacche lì in montagna.
si può fare un acquadotto in qualche maniera, però non risulterà mai così. Sempre per il discorso del de formaggio di montagna, difatti se perde il burro non è quel bianco che trovi in giro, vede un po' sul giallino, se poi trovi quello del mese di giugno è proprio giallo, perché drio i fior, drio l'erba che mangia, cambia anche il gusto del burro, del formaggio, di tutto quanto. La sorpresa scomincia a bollire, quando è le rosolata, dopo si butta un piano di aceto. Ecco, si ho aggiunto un po' di aceto, la fa ancora bollire un pochettino insieme e dopo si metterà tutto quanto dentro sul cavo. Questo dopo l'andar minimo un'ora e mezza con la calma, proprio calmo che la soppressa la ciappare il gusto del cavo e anche il cavo ciappare quell'acido appena dell'aceto. Perfetto. Si mette qua a mollo dentro sul cavo che si è coperto da al cavo la soppressa. Adesso è coperta e boie pian pianin da sala là, boie pian pianin. Il segreto qual è? Lei tu quando è il cavo e del tempo e anche la qualità della soppressa, tutto quanto, Non penso che se no a tor quella mai industriale, proprio quella da tre braccia franco di sono gli altri, viene fuori la stessa roba. Non vedo che appunto che la polenta, fra poco le ore a saltarla. Adesso ti puoi bere la vinga, se non vedo la polenta, se è pronta a saltarla. Gli studi sono già terminati, abbiamo finito così di sognare. Eccola qua, perché la polenta si può indurre in così, perché dopo vuol tagliarla con spago. Adesso questa qua è il piatto pronto per l'assaggio. E... dammi l'ultimo bacio d'amore, non ti potrò scordare. Ecco qua, polenta soppressa col cavo. E brillerà per me. La contrada di Migliès, gli amici di Migliès, vi salutano al prossimo anno e auguro un buon appetito. Speriamo che sia del vostro gradimento. Che ti stringeva sul cuore. Il piatto e la contrada che vuoi far arrivare in finale mettendo mi piace a questo video se lo stai guardando su Facebook o su YouTube, oppure entrando nel sondaggio online se lo stai guardando dai siti internet. La finale tra le borgate che avranno ricevuto più voti si svolgerà venerdì 26 ottobre 2018 alle ore 20 presso la 114esima Fiera Franca del Rosario di Segusino, in una serata show cooking dove i piatti delle contrade semifinaliste verranno preparati in diretta davanti al pubblico, degustati e poi votati dai partecipanti all'originale cena. Per partecipare alla serata e fare parte della giuria, inviare un messaggio WhatsApp, SMS o telefonare al 340 62 85 209. Cuochi di Contrada, la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti.